Tito Fenocchio nel prossimo Consiglio Comunale ha presentato una sfilza di interrogazioni e di mozioni. Come mai questa abbondanza? No, perché io ritengo che le funzioni dell'opposizione sono quelle di interrogare l'amministrazione anche per verificare se i programmi, i momenti sono in regola. Uno interroga, poi l'amministrazione risponde. La funzione dell'opposizione è quella, pungolare l'amministrazione affinché faccia le cose. Non le sembrano un po' troppo per essere poi discusse tutte integralmente durante i lavori del Consiglio? L'interrogazione per sua natura prevede che l'esposizione eh, di chi fa l'interrogazione, la risposta dell'amministrazione e poi il relatore dell'interrogazione dell si dichiara soddisfatto o meno. Quindi non prevede intervento da parte dell'Aula dei Consiglieri. Per loro natura sono veloci, nel senso che richiederanno dieci minuti l'una. Della, della, eh, I consigli comunali stanno per quello. Se loro facessero consigli comunali più spesso e non costretti dall'opposizione a farli, eh, sarebbe, mh, sarebbero diluite. Il problema è che questa amministrazione... Non vuole discutere in Consiglio Comunale, tanto è vero che io nutro seri dubbi che loro discutano le interrogazioni, penso che facciano magari il numero regale e se ne vada.